Ieri sera la scalata al Palo della Cuccagna in Piazza Garibaldi, cuore del centro storico, ha acceso i riflettori sulla 67esima edizione del Carnevale di Massafra. Questa sera abbiamo celebrato la quinta edizione della Cuccagna in Palio. Abbiamo aperto ufficialmente gli eventi del Carnevale Massafrese, la 67esima edizione. La nostra tradizione carnascialesca ha avvio proprio con quest' evento. Abbiamo coinvolto tre belle squadre di Massafra che si sono date battaglia, ha vinto Rione Gesù Bambino e grazie all'ospitalità, alla professionalità e alla garanzia di sicurezza data dagli amici di Bergamo, dai campioni d'Italia, gli acrobati della Cuccagna di Fonti Prealpi, abbiamo dato uno spettacolo, abbiamo allietato la serata e abbiamo garantito a Massafra un avvio di questa edizione, ritengo decorosa e degna della 67esima edizione. Si può definire un successo. Ma per Massafra Nostra ritengo di sì. Massafra Nostra è soddisfatta di aver portato a termine l'ennesima manifestazione legata alla cultura e alle tradizioni. La Cuccagna è una di queste. In precedenza, nel periodo natalizio, siamo riusciti a ripercorrere e a riprendere quella che è la via dei presepi e i presepi in mostra. Così come a settembre raggiungiamo l'apice con le celebrazioni della nostra tradizione legate al Palio della Mezzaluna e al settembre massafrese. Siamo soddisfatti anche quest'anno per la Cuccagna. Vogliamo fare dei ringraziamenti. I ringraziamenti sono doverosi innanzitutto all'amministrazione comunale che è sempre vicina alle nostre iniziative, amministrazione comunale che non ci ha mai lasciato, titubanti nel voler procedere a concludere e a portare a termine questa manifestazione. Poi tutti i nostri sponsor, che non sono pochi, legati al tessuto commerciale e imprenditoriale della nostra Massafra. E poi il ringraziamento va a tutta la città di Massafra che stasera ha gremito Piazza Garibaldi facendo sentire, anche se con qualche grado in meno, il proprio calore e la vicinanza e la presenza. Ecco il commento a caldo del Rione Gesù Bambino, vincitore della quinta edizione del Palo della Cuccagna. Qual è stato il segreto per vincere? Il segreto è stato mantenere la calma e mettercela tutta. Poco Siete allenati tanto? e niente. Una squadra che l'anno prossimo si rivedrà qui a competere. Certamente. E vinceremo come quest'anno. Vogliamo dedicare la vittoria a qualcuno? E come l'abbiamo già dedicata al nostro sponsor, la dedichiamo al nostro Rione, soprattutto a un nostro amico che purtroppo non c'è, Carmine Lazzaro. A noi stessi. Alla squadra. Io al mio Rione. La squadra della città di Massafra. La città di Massafra e a noi che ci tenevamo tanto a vincere Molto questo palio. Alla squadra e al mio bambino. Ecco la scalata del Rione vincitore. Allora, gli amici di Gesù Bambino vedono protagonisti attore Alessandro, Capogno Piero, Giovinazzi Nicola, Maralino Angelo, Martucci Vittorio, Bocconi Gaetano e Giovinazzi Marco. Un applauso fortissimo di incoraggiamento. Ok, 4, 3, 2, 1, via. Proprio vi aiuta, E poi un'altra cosa, allora noi abbiamo anche un sito ufficiale che è molto facile da ricordarsi, è palodellacuccagna.it. Nel nostro sito c'è anche una pagina dedicata proprio a questa edizione della Cuccagna con Massafra, è una pagina che nel nostro sito abbiamo voluto dedicare a questo bellissimo evento. Quindi, se volete approfondire il discorso Palo della consultate Cuccagna, la andate a visitare il nostro sito ufficiale. forza, ecco gli scalatori, proprio come scalatori sono salendo. Attenzione perché si sono già posizionati sei atleti, il settimo sta scavalcando il sesto e poi assisteremo, credo, di nuovo all'operazione di Che scavalcamento. agilità, Benissimo, attenzione, bravissimi, il bravi. sesto Forza, attualmente, tipo! il settimo, ci siamo quasi, non vi diremo il tempo, ce lo dico Toccate, nel toccate, Complimenti!